E allora, di nuovo in studio, il prossimo ospite è Paolo Bardelli di tuttocalcioestero.it, che dovrebbe già essere in collegamento con noi. Buonasera Paolo, ci sei? Sì, Ciao ci Paolo. sono. Ciao e un saluto a tutti gli Ciao. ascoltatori. Ciao Paolo, Ciao. buonasera. Allora, tuttocalcioestero.it è anche collaboratore di Calcio 2000. Devo dire che il primo sito, quindi tuttocalcioestero.it, è diventato per me un punto di riferimento. Tra l'altro, a volte, insomma, piace anche piazzare qualche scommessina, per cui, voglio dire, meglio che lì, Sì. le informazioni, no, Sì, su quello infatti. del panorama del calcio estero, in questo momento penso non Infatti ci sia, io ho insomma. contattato Paolo proprio perché tu dicevi sempre tuttocalcioestero.it, tuttocalcioestero.it, allora abbiamo avuto il piacere di averlo ospite con noi. Esatto, Paolo. Grazie mille, troppo buoni. No, cioè, assolutamente, anzi, figurati, È un è sito. dovuto perché, appunto, io, guarda, fino a qualche anno fa, appunto, non avrei mai pensato che in questo momento ci potesse essere un punto di riferimento vero e proprio su internet dedicato al calcio estero. Cioè, fino a qualche anno fa era impensabile forse una cosa così. Invece riuscite a dare una completezza di informazione veramente eccellente. Ecco Paolo, infatti la prima domanda che volevo farti era proprio quando nasce tuttocalcioestero.it? Tuttocalcioestero.it ormai è su piazza da circa 3 anni, è nato da un'idea di Alfonso Alfano, che sono felice di avere come socio, nella gestione del team si è aggiunto il Renzaccio, che chi conosce il calcio internazionale sa benissimo di quale qualità sia capace con la sua penna parlando di calcio tedesco. Secondo me è uno dei più bravi in Italia a parlare di Bundesliga in assoluto. La squadra è di qualità, lo spazio, come avete detto giustamente voi, mancava un po' perché c'è una zona d'ombra tra i blog e le enormi testate, i giganti, Yahoo, Goal. E secondo me serviva una posizione di raccordo e speriamo di essere riusciti a accontentare i lettori. Beh, sicuramente, almeno per quanto riguarda noi, avete fatto centro, ecco, insomma, quindi penso anche con molti altri, perché il vostro è un sito, insomma, comunque di cui si parla molto. Quanti collaboratori avete? Al momento siamo 45. Accidenti, cavolo, Caspita. bel numero. Sì, tra cui alcuni che conosco io personalmente, che sono effettivamente dei fenomeni, ecco, appunto. Senti, tu hai seguito l'Italia in queste ultime, insomma, in quest'ultima sessione, diciamo così, di qualificazioni. Ecco, Agli europei. Non proprio col sorriso sulle labbra, però sì. infatti proprio di questo si voleva parlare. Come l'hai trovata? Cioè, ovviamente no, non benissimo, al di là dei risultati. Mi chiedi come l'ho trovata? Ti dico che semplicemente non l'ho trovata perché era nascosta sotto un cumulo di esperimenti e sotto una polvere di un calcio italiano che non è che esprima tutta questa enorme qualità. Quindi ancora non l'abbiamo trovata, la stiamo cercando e ha iniziato a cercarla anche Conte. Io non sono contrario a questi esperimenti che sono visti, anche se a volte arriviamo quasi alla maniera, perché Pirlo e Verratti insieme è un tentativo per colmare i gap di qualità che ha questa squadra. Ma io ho paura che si facciano male a vicenda e credo che il grande vecio possa essere arrivato anche al momento giusto per farsi da parte, perché Verratti è l'unico potenziale vero fuori classe di livello internazionale che abbiamo in questo momento a disposizione. Purtroppo Pepito Rossi non è considerabile un giocatore. Eh sì, anche perché Pirlo, da quello che ho visto, insomma, è stato abbastanza deludente nella prima partita, no? Paolo. Ma comunque non credo che abbia più niente da dimostrare a nessuno. È un Beh, certo. giocatore che ha cambiato il calcio, ha cambiato il modo di intendere il centrocampista. Non ha più niente da dimostrare a nessuno. La sua carriera è straordinaria, non ha pari. Credo che in questa fase della sua carriera possa accettare anche il ruolo di 23esimo, quindi un giocatore utile da mettere in corso d'opera, magari, o per le palle inattive o altre situazioni. È uno però che se lo utilizzi fin dall'inizio, la squadra deve roteare intorno a lui, non c'è niente da fare, è il motore della squadra. In questo momento siamo sicuri che possa ricoprire questo ruolo? Tutto qua, solo questo mi chiedo e non voglio mettere in dubbio quello che ha fatto di straordinario il genio bresciano. Ecco, e invece per quanto riguarda questa fatica a fare gol, comunque a segnare, ma anche a costruire, secondo te deriva dalla qualità degli attaccanti o anche da comunque una manovra che ancora deve essere trovata, appunto? A livello di manovra sicuramente qualcosa deve essere fatto e comunque Conte non ha secondo me lavorato nella maniera dura e maniacale che aveva promesso e quindi sta iniziando ora, quindi aspetteremo i frutti.
Per quanto riguarda la qualità degli attaccanti, ti rispondo con parole non mie, ma con quelle di Marco Negri, che ho avuto un piacere di intervistare qualche settimana fa, e con un po' di invidia o di malinconia mi ha fatto notare come ai suoi tempi arrivare in nazionale fosse complicatissimo, perché lui, Chiesa e altri giocatori di enorme valore finivano per non essere considerati o essere considerati molto poco. In questo momento i titolari della nazionale, piaccia o no, sono Pelé e Zaza. E con tutto il rispetto, quando ripenso a giocatori anche del calibro di Del Vecchio, non voglio arrivare ai signori, ai Baggio, a questi calciatori qua, mi rendo conto che la qualità del reparto avanzato azzurro sia crollata. È crollata in tutti i reparti tranne che il centrocampo. Però circa l'attacco il problema è proprio evidente. Prima avevo menzionato Pepito Rossi. Ci vorrebbe una magia, ci vorrebbe un santone, uno stragone, non so cosa. Sarebbe l'unico in grado di cambiare il volto di questo attacco. Ecco, tra l'altro pensi che la qualificazione comunque sia cosa fatta, insomma, comunque al di là di tutto, cioè, ma la domanda è quella che tutti si domandano, magari è effettivamente una volta arrivati agli europei, che cosa facciamo agli europei? Ho la risposta alla prima domanda, quella alla seconda no. Credo che questa squadra abbia nelle sue corde una qualificazione europea e su questo non ho grandissimi dubbi. Non so esattamente che ruolo andrà a recitare là, perché vedo gruppi molto meglio organizzati e vedo gruppi meglio organizzati che comunque hanno sofferto molto di più nei giorni di qualificazione. Pensa a un'Olanda che sembrava comunque un progetto calcistico molto più avanzato e che ha trovato delle enormi difficoltà, però non ci facciamo illusioni, vedo la Francia, vedo la Spagna, la Germania, non ne parliamo, sembrano squadre assolutamente fuori portata. Certo Paolo, e per quanto riguarda appunto al di fuori dell'Italia, hai nominato Germania, Francia, Olanda, come le vedi? Io vedo un processo in atto da diversi anni, si è già detto mille volte che non ci sono più squadre materasso, ma secondo me siamo arrivati a qualcosa in più, siamo arrivati a un livello dove le squadre medio-basse possono creare enormi problemi alle squadre più blasonate. Io penso a un'Islanda che ormai è diventata una certezza, perché l'esploit di questo girone di qualificazione non è isolato, i vichinghi sono già andati vicini all'impresa due anni fa. Sì, infatti, persero lo spareggio se non sbaglio. Esatto, fuori ai playoff, esatto. Quindi prima di parlare di Cenerentole bisognerebbe vedere lo score degli ultimi 3 o 4 anni di una squadra. Questo score a noi non sorride, invece sorride all'Islanda, sorride comunque ai Galles e sorride a diverse compagini di livello europeo che secondo me ci regaleranno un torneo molto combattuto. Sì, ecco. Io pensavo, l'andamento del nazionale secondo te riflette in qualche modo un po' anche la qualità dei campionati? Viene in mente appunto Spagna, Francia, Inghilterra, che appunto da che mondo è mondo ultimamente diciamo sono un po' campionati che in relazione al nostro insomma sono un pochino più di spessore esatto. Certo. Sì, ma con riserva, mi spiego. L'Inghilterra, che ama il calcio inglese come me, spera non per mancanza di affezione alla maglia azzurra, ma proprio per affetto per il football made in UK, spera di vedere una nazionale di Tre Leoni che faccia cose buone. Non riusciamo mai a vederla perché comunque si presentano sempre con una nazionale tra il grigio e l'incompiuto, e questo mi sembra ormai un dato di fatto. Però sì, il campionato, la Premier League è massimo dell'avanguardia, e ci aggiungo, la Championship è la migliore cadetteria per distacco, società ricchissime, nazionali in rosa, ottimi allenatori, bellissimi stadi. Quindi cos'è che manca a questo progetto per tirare fuori una grande nazionale? È il campionato con più stranieri, e sono posizionati in alcuni ruoli che impediscono al movimento di esprimere una nazionale piena, completa. Quindi avere Rooney è ottimo, però sarebbe l'ideale anche avere due portieri di livello e non doversi affidare per forza sempre a Joe Hart. Invece questo campionato esprime Hart e non c'è modo di avere un portiere che sia sicuro in uscita, ad esempio. Quindi non c'è uguaglianza, non c'è similitudine esatta tra la qualità dei campionati e il calcio espresso da nazionale. Circa la Bundesliga potremmo fare un discorso più complicato, e quello è un movimento sano nel complesso, che sta crescendo e sta salendo, trainato dai milioni del Bayern Monaco che compra tutto e ha una qualità insuperabile.
Paolo, vorremmo approfittare della tua conoscenza calcistica per parlare un'altra ora almeno, però per le esigenze di trasmissione sì, ti dobbiamo congedare con un'ultima domanda che ti farei relativamente al campionato nostro, che comunque riparte domenica e riparte con un derby. Secondo, dopo queste due prime giornate, che idea ti sei fatto? Mi sono fatto un'idea di un campionato che piano piano potrebbe svegliarsi. E non bisogna abbassare la guardia, perché abbiamo recitato il de profundis del calcio italiano negli ultimi 2 o 3 anni, e le prestazioni europee della scorsa stagione forse ci hanno un po' illuso, perché la finale Champions della Juve è un exploit. Napoli e Fiorentina sono arrivate sì avanti in Europa League, ma non sono considerabili squadre complete a livello europeo, secondo me. Quindi qualcosa deve essere fatto, qualcosa di enorme. Però si è svegliato il mercato, quest'anno sono stati spesi soldi, tanti soldi, non quanti in Inghilterra, ma veramente tanti. Vedo benissimo la Roma, il Napoli può ripartire ora che è più con i piedi per terra, archiviate le suggestioni di Benitez. L'Inter ha speso tanto e credo abbastanza bene, anche se ha accantonato la qualità in mezzo al campo, potrebbe essere pericoloso. Il Milan invece è sempre una squadra incompleta, quindi un'incognita assoluta. Perfetto, noi ti ringraziamo davvero molto, perché appunto, come ha detto anche Gabriele, si sarebbe stati tranquillamente un'altra ora a chiacchierare di più del meno, ma speriamo comunque di riaverti a breve, anche perché con l'avvicinarsi degli europei parlare con te, con voi di tuttocalcioestero.it sarà sicuramente la cosa migliore. Anche per rifare un punto sulla Champions League, ad esempio, certo, più avanti. Certo. Sì, infatti. Se vorrai, Paolo, sarai benvenuto qui da noi. Oh, perfetto, per me è un grande piacere, e aspettiamo poi che la stagione europea entri nel vivo, ci divertiremo un sacco. Ecco, sì, infatti. Già la prossima settimana, Paolo. sì, e si inizia a fare sul serio ora. Sì. Bene, bene, ringraziamo Paolo Bardelli di tuttocalcioestero.it per l'intervento, è stato come se, cioè, come perfettamente, diciamo, sul pezzo, gentilissimo, e ci contiamo di risentirti prossimamente nelle prossime puntate. Grazie mille. Va bene, una promessa. Grazie a voi. Ciao Paolo. Ciao.